Amici di Casa Massima Web, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa Flash. Cominciamo i titoli dei giornali con Libero. Prima vittima di questa faida D'Alema, faida sinistra per il Quirinale. Sullo scandalo Serravalle non si è mai fatta chiarezza. Ora le sospette tangenti vengono usate per azzoppare un concorrente. Intanto Bersani si azzuffa con Renzi e fa un pensierino al Colle. Dalla Germania, Der Spiegel rivela: Prodi al Libro paga del dittatore del Kazakistan. Gazzetta dello Sport, Champions sconfitta come all'andata, 2-0 anche a Torino. Troppo Bayern, Juve crescerai. I bianconeri escono comunque tra gli applausi del loro pubblico. Conte, per i miracoli ci stiamo attrezzando. Complimenti ai miei. Bua Firenze contro Balotelli, la via del Pep per lo sconto. A livello locale invece abbiamo la scelta di Nichi Vendola, addio alla Camera. Infame contro di me, ho lottato per la commissione su incarichi e incompatibilità. E poi un'altra notizia invece che riguarda il policlinico di Bari. Al policlinico tentato stupro di un'infermiera, un arresto. E ad Altamura un primario avrebbe chiesto sesso ad una paziente. Torniamo al nazionale, l'eredità di Monti, IMU per sempre, il debito pubblico sfonda ogni record. Il professor Pinocchio campeggia in prima pagina Libero. In campagna elettorale aveva promesso di abbassare la tassa sulla casa, invece scopriamo che il debito è arrivato al 130%. La Unione Europea si spaventa, siete un pericolo. Formula 1 sulla Gazzetta, Alonso in Ferrari per sempre. Che errore in malese tamponare Seb, ma adesso mi rifarò. Vettel, scusa Weber, mi pagano per vincere. Ancora zona industriale, la lunga crisi e la speranza, sempre a livello locale. Tante aziende a rischio e lavoratori appesi a un filo. Silvio non si fida di Pier, parla di ascelle. Bersani ha provato a tranquillizzare Berlusconi, non sono venuto da te con una volpe sotto il braccio, che in italiano significherebbe, ossia non voglio fregarti. Un accordo sul Quirinale resta possibile, ma il cavaliere teme che il segretario non sia l'uomo giusto con cui trattare. Intanto Silvio Berlusconi sabato viene e sarà a Bari, abbiamo parlato con il delegato di Casa Massima Ninni Colombo per l'organizzazione. Alle 15:30 sabato in Piazza Aldo Moro ci sarà l'appuntamento per la partenza del bus. Salutiamo i nostri ascoltatori, chiudiamo qui con una pillola di nuoto, rivolta record, va sotto i 52 secondi nei 100 farfalla. Un caloroso saluto ai nostri ascoltatori, ci risentiamo lunedì sempre alla stessa ora. La rassegna stampa oggi è stata offerta dall'edicola Macchia Nera.